Prepariamo gli anelletti alla palermitana, una ricetta tradizionale siciliana. Per iniziare dobbiamo preparare il ragù. Quindi peliamo le carote e le tagliamo finemente al coltello. Un ottimo collaboratore per noi è il coltello da cuoco della Friederdeck. Il taglio è netto e preciso. È molto scorrevole. Tagliamo anche la cipolla finemente, in modo da ottenere la base per il nostro ragù. Poi ripassiamo col coltello, così da ottenere dei pezzi molto piccoli. Trasferiamo le verdure in una casseruola. Abbiamo scelto la casseruola bordi alti di Pentole Agnelli della linea All Black. Andiamo ad unire anche il sedano tritato, che io avevo già surgelato e quindi aggiungerò successivamente. Eventualmente l'ho tritata insieme alle verdure che abbiamo tritato precedentemente. Mezza tazzina d'acqua e andiamo a stufare le verdure a fiamma medio-alta. Quando le verdure si saranno ammorbidite, uniamo l'olio e lasciamo rosolare a fiamma vivace per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto. A questo punto possiamo unire la carne e lasciarla rosolare, aiutandoci con un mestolo per spezzettarla. Adesso che la carne ha iniziato a rosolare, andiamo ad aggiungere la noce moscata. Uniamo il pepe . Mescoliamo e lasciamo insaporire la carne prima di unire la foglia di alloro . Sfumiamo con il vino rosso e lasciamo cucinare la carne nel vino. Quando sarà evaporato in gran parte, procediamo con il passaggio successivo. Adesso che la quantità di liquido è diminuita, andiamo ad aggiungere la salsina o concentrato di pomodoro. Uniamo anche il sugo di pomodoro e lasciamo cucinare finché sarà stretto e asciutto. Avremo bisogno di un ragù morbido, ma non liquido. Se volete, potete aggiungere i piselli. A casa mia non tutti li amano, quindi per questa volta non li metterò. L'acqua bolle, possiamo andare a cucinare i nostri anelletti, che dovranno cucinare per metà tempo rispetto a quello indicato nella confezione. Ovviamente l'acqua dovrà essere salata.
Una volta trascorso il tempo degli anelletti vanno scolati e trasferiti di nuovo in casseruola, mescolati con un filo d'olio e poi aggiungiamo le melanzane fritte, che ovviamente ho fritto precedentemente, a cubetti. Uniamo anche il prosciutto tagliato a dadini. Mescoliamo in modo che il condimento si uniformi. E iniziamo ad aggiungere il ragù, mescolando e trovando la quantità giusta per la nostra pasta. A noi piace con tanto ragù, quindi inizio mettendo 3 mestoli, ma sono sicura che continuerò. Ne aggiungo altri 2 e procedo ancora a mescolare, cercando proprio la quantità giusta per noi. Ancora 2 mestoli e poi la provola tagliata a pezzettini. Mescolo e credo di aver trovato la quantità ideale. Come vedete, è ben condita. In una teglia oliata e passata con pangrattato, trasferiamo la nostra pasta. La sistemiamo e andiamo ad aggiungere ancora del ragù in superficie. Livellate la pasta, ma non la schiacciate eccessivamente. Cercate di uniformare solo la superficie. A questo punto andiamo a prendere 2 uova, le sbattiamo con la forchetta, aggiungiamo sale e pepe e le andiamo a distribuire sulla superficie della pasta. Questo farà sì che sarà una crosticina croccante grazie al nostro tocco finale, il formaggio, in questo caso caciocavallo grattugiato a scaglie grosse e infine pan grattato. Andiamo in forno. Il forno andrà preriscaldato a 220 gradi. Abbiamo scelto di utilizzare il nuovissimo forno Secotec Bake & Steam 4000 Combi Hero. Impostiamo 25 minuti e appunto 220 gradi. La funzione è quella della friggitrice ad aria, perché in questo modo avremo il forno ventilato. Sistemiamo sulla griglia bassa la nostra teglia e fra 25 minuti avremo la pasta perfetta, che andrà fatta intiepidire per qualche minuto prima di essere servita.